Aurelio e la luce delle stelle. C'era una volta, in una foresta incantata, un giovane cervo di nome Aurelio. Aurelio era noto tra gli animali della foresta per la sua grazia e la sua bellezza. Le sue corna erano maestose, e il suo manto era lucente come la neve fresca. Viveva in un piccolo chiaro nel cuore della foresta, dove ogni notte guardava il cielo stellato. Una notte, mentre Aurelio contemplava le stelle, una delle stelle cadenti attraversò il cielo. Con un piccolo desiderio nel cuore, Aurelio chiuse gli occhi e sussurrò: «Vorrei tanto poter toccare una stella e portarla con me». La notte seguente, mentre Aurelio passeggiava nel bosco, notò una luce brillante provenire da un punto lontano. Decise di seguire quella luce e si addentrò sempre più nel bosco. Alla fine, giunse in una radura magica, dove al centro c'era una stella caduta. La stella era una piccola sfera luminosa, che brillava di una luce misteriosa. Aurelio si avvicinò con cautela e la toccò con il muso. Quando lo fece, la stella si trasformò in una piccola fata luminosa. La fata sorrise ad Aurelio e disse: «Grazie per avermi trovata, gentile cervo. Sei stato tu a desiderarmi, e ora posso esaudire un tuo desiderio». Aurelio, sorpreso, disse: «Desidero che la tua luce possa illuminare la mia foresta ogni notte, così da renderla un posto ancora più magico per tutti gli animali». La fata acconsentì e, da quel momento, ogni notte la luce della stella illuminava la foresta di Aurelio. Gli animali della foresta venivano a vedere lo spettacolo e tutti si sentivano felici e protetti sotto quella luce magica. Aurelio aveva imparato che i desideri più profondi del cuore possono diventare realtà, anche se in modi inaspettati. E così, ogni notte, guardava il cielo stellato con gratitudine per il suo desiderio esaudito e per la magia che aveva portato nella sua foresta. E con questa storia magica, il nostro giovane cervo Aurelio si addormentò, sognando stelle che illuminavano il suo mondo e il cuore di tutti gli animali della foresta.